Carissimi amici, ben ritrovati. Eventi del territorio, ritorna a Monfumo. Siamo alla tradizionale festa della Madonna di Pompei. Siamo con il presidente della Proloco di Monfumo, Dino Dallan. Dino, raccontaci esattamente come avviene questa festa e cosa è stato riscoperto e portato alla luce per le future generazioni. Allora, questa festa è una festa che ci riporta alle tradizioni. Difatti quest'anno abbiamo fatto voluto fare un ricordo di quello che era stata la festa degli anni 70, quindi si parla di 30-35 anni fa. Quindi abbiamo fatto un programma apposta per questa festa, per ricordare com'era la festa una volta. Quindi abbiamo fatto il 29, abbiamo fatto una passeggiata tra i colli di Monfumo nell'area Natura 2000, un'area incontaminata, dove abbiamo questa passeggiata l'abbiamo intitolata Storia, Arte e Natura, solo perché la natura l'abbiamo, tutti possono constatare che natura trovano in questo ambiente a Monfumo. La storia, perché abbiamo ricordato la miniera, gli anni in cui i nostri avi hanno lavorato la miniera. Quest'anno era un particolare anniversario. E quest'anno nella miniera abbiamo celebrato il 70° della chiusura e quindi abbiamo dedicato il 1° maggio, festa dei lavoratori, apposita perché per ricordare chi ha lavorato in quella miniera. E allora abbiamo presentato anche un giornalino, il giornalino che ricorda la miniera di una volta e la miniera di oggi. Immersa nella natura, è stato pulito tutto il sito, grazie anche alle un'azienda forestale che ci ha dato una mano per riportare l'ambiente alla natura più bella. Poi abbiamo anche rinnovato una tradizione, quella della processione, la festa della Madonna, con la processione con la banda, come era 35 anni fa, come facevano i nostri padri e i nostri nonni, per trasmettere ai nostri giovani, ai nostri bambini, le tradizioni e le culture nostre. Questa è la Madonna dei Pompei, questa è la festa tradizionale che vogliamo fare e trasmettere anche in futuro. Grazie. Dino, che dire, esattamente in una festa voi avete fatto quello che la Proloco, tutte le Proloco dovrebbero fare: promozione del territorio, mantenimento delle tradizioni e passaggio di testimone alle giovani generazioni. Certo, abbiamo fatto, come abbiamo detto dall'inizio, una arte, cultura e natura e tradizioni, e proprio ricordare quello che serve trasmettere alla gioventù. Questo mi sembra che sia una cosa giusta e molto dovuta. Dino, noi adesso ti lasciamo, ti ringraziamo innanzitutto di averci invitato. 2 secondi davanti alle telecamere, i prossimi impegni della Proloco. Prossimi impegni della Proloco sarebbero, adesso abbiamo un rally che faremo, la nostra, un servizio di ristoro, e poi la grande festa della mela che quest'anno cerchiamo di fare. Pochi eventi, però molto concisi. Dino, ti ringraziamo innanzitutto dell'invito che ci hai dato, ti lasciamo ai tuoi ospiti che sono numerosissimi anche questa sera, e buona festa della Madonna. Grazie, e un grazie particolare a tutti i nostri collaboratori, la Proloco, gli alpini e tutti i nostri volontari, perché questo è, lo facciamo, e questo si può fare solo con l'aiuto dei volontari. Questo è quello che il paese ci chiede e noi lo diamo perché ci crediamo. La Proloco e le associazioni sono l'immagine del paese.
Yeah.